Buonasera ragazzi, siamo Berito e Okno, siamo due membri della club e oggi del Mestra Club e oggi parleremo di exploiting company through email, cioè come andare a prendere target fissati secondo determinati standard che noi ci siamo imposti e vedere se per caso le compagnie rispondono, le aziende rispondono o cliccano su un link che noi gli abbiamo inviato via mail. In questo caso tutti gli esempi che lui farà vedere saranno delle mail inviate a diverse tipologie di aziende alle quali abbiamo inviato un link, naturalmente non malevolo, quindi non abbiamo fatto nessun genere di danno, non abbiamo iniettato niente, però sono venute fuori tante cose interessanti che vi andremo ad illustrare durante il talk. Barry. Avevamo più categorie, cominciamo con quello turistico, cioè alberghiero. Perché? Perché so che è divertente, si possono fare tante cose e lì macina tanta roba interessante. Gli alberghi, allora, principalmente per il target degli alberghi ho cercato di non prendere alberghi di 1 o 2 stelle, perché lavoro in albergo, perciò so come funziona il mondo alberghiero. Quelli di 1 o 2 stelle sono più per gente pigra, arriva la mail, rispondono. Quelle di 4 o 5 stelle, più di prestigio l'albergo, più magari viene pagata il dipendente e più rispondono subito alla mail. C'è un albergo, se si scrive la mail rispondono subito, potrebbe essere che il cliente sia contento e prenoti. Se rispondono dopo 5 giorni, hai perso il cliente. Allora, l'idea è stata, io devo convincere un cliente, un albergatore a cliccare sulla mia mail. Come posso farlo? Gli alberghi, quando vanno le prenotazioni, ce li hanno o in maniera diretta o principalmente con le online travel agencies, che può essere Booking, Expedia e compagnia varia. Quando passano per gli OTR o travel e OTA, pagano la commissione, che varia dai 18, adesso anche il 21, fino al 51-52%, dipende dalla struttura. Ovviamente se uno prenota direttamente dall'albergo conviene alla struttura, così non paga la commissione. E la mail principale è stata: buongiorno, sono un tizio Caio e ho visto questa offerta, questa mega offerta su questo sito qua, e si è prenotato direttamente da voi, mi fate per favore lo stesso prezzo? È conveniente per l'albergo prenotare direttamente, no? Allora, mi fate per favore lo stesso prezzo? Allora sì, subito, un attimo solo, bam bam bam. Nel primo albergo, dopo 4 minuti, avevo già una risposta e due click. Ho preso, sono rimasto scioccato, ho preso la mail, l'ho mandata ad altri 3-4 alberghi, sempre di 4-5 stelle, e tutti ci hanno cliccato entro le 24 ore. Una piccola precisazione è che hanno cliccato dopo 4 minuti e noi dopo 4 minuti siamo andati a vedere i log del web server sul quale era presente il link, dove puntava il link. Magicamente quell'indirizzo IP che aveva cliccato era esattamente un range IP di quell'hotel, quindi già da questa informazione avevamo tutta la subnet, tutta la net pubblica dell'hotel in questione. E la stessa cosa è successa per tutti i casi che vi andremo a elencare. Una cosa, per mandare una mail, cioè è molto più facile mandare la mail con un allegato e convincere l'utente a cliccare che con un link. Perché il link dice, vabbè, sarà un virus, sarà un trojan, sarà un virus, sarà una sua cosa, e spam e roba del genere, e buttano via. L'allegato invece stanno là, guardano, cos'è, funziona, non funziona, poi dipende sempre come, quanto bravo è uno a scrivere la mail. In questo caso qui, ci ho messo un po' di più a scriverla, 3 minuti, e ha funzionato subito. Questa è la seconda mail mandata, sempre copiato e incollato, solo cambiato l'URL, terza, quarta, e poi mi sono fermato perché ho capito, cioè il proof of concept, il messaggio è arrivato. Supermercati, ho detto bene, proviamo a vedere se i più grandi supermercati italiani o europei, comunque che hanno il catena poi qua e là, anche loro sono vulnerabili. Allora, i supermercati cosa fanno? Vendono cosa? Prodotti, cibi, e se il cibo è scadente, alcuni supermercati vanno più sulla qualità, altri vanno sul prezzo, cioè prezzo più economico, qualità un po' minore, ma nessuno può permettersi di avere roba scaduta, perché se uno va a prendere roba scaduta fa una brutta immagine e poi nessuno va più a comprare lì.
Allora, la cosa principale dei supermercati è il cibo, la qualità del cibo. Pensato, boom, come posso far convincere un utente dall'alto del supermercato a cliccare per forza sul link che gli ho mandato? Facile, c'è la mozzarella azzurra. Ho scritto: ah, guarda, sono andato a fare le spese, come ogni volta sto a casa mia, presso la vostra sede di non so cosa, e il weekend quello che è arrivato ho fatto la caprese, e ostia, c'era la parte della mozzarella azzurra. Nessun problema, l'ho buttato via, ho già avvisato i ragazzi, ma comunque volevo solo segnarvelo. Ho subito un click, eh? Cioè, anche là parliamo di 5-10 minuti massimo. L'ho preso, ho detto: cazzo, sei così, cavolo, sei così, se funziona così bene, proviamo su tutti gli altri ne ho presi un po' più grandi, più piccoli, e solo una, che è quella internazionale, ha risposto: ah, la ringraziamo, vediamo, si può dare qualche foto, qualche informazione in più. Gli altri hanno detto: vabbè, sarà, o dopo una volta cliccato, vabbè, non funziona, e amen. Dottor? E appunto, grazie a tutte queste mail inviate, e soprattutto la cosa più importante da tenere in considerazione è che tutto è stato fatto mirato, quindi è stata analizzata sia l'azienda che l'interlocutore con il quale si andava a parlare. La maggior parte delle mail di scam, phishing, social engineering che vengono inviate sono robotizzate, prendono un testo, lo traducono, lo buttano nel paese in cui vogliono infettare, e molte le persone più o meno intelligenti riescono ad accorgersi che quello è un tentativo di attacco. Mentre inviando mail, come abbiamo fatto noi durante questo test di 20 aziende, e andando ad analizzare l'azienda, la tipologia di settore, la tipologia di attività che esegue, e soprattutto andando ad analizzare anche la persona diretta interessata, è molto 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 più facile riuscire a dare fiducia all'utente che sta leggendo le mail, e quindi fargli cliccare un link piuttosto che fargli aprire un allegato. Quindi questa metodologia è la classica il metodo più utilizzato da chi realmente vuole penetrare all'interno di un'azienda, o semplicemente avere informazioni relative a un'azienda. La cosa fondamentale è analizzare il target e non lanciare le esche dappertutto e aspettare che qualcuno abbocchi. Qua, in ogni caso, su tutti gli esempi che abbiamo fatto, noi abbiamo preso 20 società, abbiamo detto: vediamo se ce la facciamo. Su 20 società, 100% di target risposti. Quindi vuol dire che la mail che abbiamo mandato, e ogni mail è stata differente, a parte le prime degli hotel che sono state copiate e incollate perché funzionavano. Esatto, funzionavano. Il 100% dei clienti, delle mail che abbiamo inviato, il 100% degli utenti che hanno letto le mail ha cliccato. E quindi da lì siamo riusciti a risalire a tante informazioni, quindi dal browser che utilizzano, sistema operativo, e la cosa più interessantissima è l'indirizzo IP, perché dall'indirizzo IP gli hotel magari non hanno una classe acquistata e utilizzano una linea Alice ADSL o chi per essa, però aziende un pochino più grosse hanno un range pubblico. E su quel range pubblico poi naturalmente abbiamo fatto delle piccole analisi, e si trovano tante informazioni, da un server FTP con Anonymous, con utente Anonymous, e utilizzano quel server per cosa? Per scambiare informazioni con i clienti. Però purtroppo si dimenticano di cancellare i dati, e quei dati lì sono pubblici. Vai avanti pure. Informatica. E qua una precisazione: il proprietario dell'azienda in questione è presente in sala. Allora, questa è stata la più difficile, perché dico: come cavolo faccio io a convincere un nerd a cliccare su un link? Dico: vabbè, capisco la bella ragazza che ha voglia di calore, e sai, magari uno su 10 ci clicca, però uno che è là al lavoro, programma, fa roba, e dice: arriva sta mail qua, dico: boh, che cazzo è, butta via, cavolo è, butta via. Questa società in particolare mi sta molto a cuore, me la sono studiata, ho detto: boh, l'idea iniziale era andare sul sito,
dove ho stato, altri siti ho stati, e vedere se magari c'è un powered by la società e bla bla bla, e da lì su fare una mail, vediamo che vedere se ci cliccano. Ho detto aspetta un attimo, sicuramente non funzionerà. Cosa ho fatto? Sono andato su LinkedIn. Da LinkedIn ho trovato un casino di dipendenti. È enorme questa società, eh? Un casino di dipendenti. Per fortuna LinkedIn dice anche aspetta un attimo, questo dipendente qua è qui da un anno, quello da 5 anni è qui lì, e quello là da 3 mesi. Ho visto alcune società, ho preso i più nuovi, i più novellini dei dipendenti, uno 5 e uno 6 mesi. Ho visto che viva LinkedIn, vorrei specificare. Veramente grazie a LinkedIn, veramente. Ho visto che uno dei due ragazzi aveva partita IVA, non so, la società di non so cosa, sì, sviluppo web. Ho detto bene, andiamo a vedere il sito. Vado sul sito e non c'è la sezione contatti. Dico aspetta un attimo, lui lavora presso questa società qui, ha la sua, fa lavoretti piccoli, però non vuole essere contattato perché non so, perché lavora per la prima società, no? Allora, la soluzione potrebbe essere forse ha degli amici che ogni tanto gli passano qualche lavoro, gli danno i consigli, i contatti e roba del genere. Poi c'è la mail è stata ciao, sono Antonio, ho un sito, un mio amico mi ha consigliato te per dare una rinfrescata, un po' di lifting al sito, ho già delle idee, potresti gentilmente controllarmi il sito e magari ci troviamo per una birra, ne parliamo, poi ci mettiamo d'accordo. Bene, inizialmente nessuna risposta. E là dico, cavolo, un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, cinque giorni. E al sesto giorno, patan, era in ferie. Era in ferie. Sei giorni. Cioè, mi sono fermato, non ho fatto niente per sei giorni, perché aspettavo la risposta. Però sì, è andata molto 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 bene. Benissimo, direi. E i range IP erano quelli dell'azienda. Sì, abbiamo confermato. Questa invece, vuole farla lei? Questa è un'altra azienda bellissima che produce hardware, software a livello mondiale. Qua non siamo riusciti a inviare mail perché non sapevamo direttamente chi raggiungere per poter avere determinate informazioni. Allora siamo entrati nel sito dell'azienda dicendogli guarda, abbiamo un amico che ha comprato questo computer banana, bellissimo, e fa parte dei modelli Bananaware. Vorrei sapere se questo modello realmente è in vendita, se esiste, quanto mi costa e cosa ci potrei fare. Il modello che ho visto arriva da questo sito. E loro ci hanno risposto, sì, è un Bananaware. Ovviamente inizialmente scritto un po' male perché sai, non so, ho bisogno di una mano, non mi dà una mano, roba del genere, e poi esatto, infatti all'inizio abbiamo scritto Bananaware in modo da far credere che noi realmente siamo interessati all'articolo ma non lo conosciamo, e quindi l'utente, la persona ha cliccato su questo link e noi abbiamo interrotto subito la comunicazione per evitare di andare oltre. E anche qua siamo riusciti a risalire alla classe di IP di chi produce i Bananaware. Qua non possiamo dire i nomi di aziende perché siamo in pubblico, però. Vado tu. Io? Sì, vai tu. Allora, a un certo punto dico, vabbè, non ho più fantasia, ho bisogno di una mano, ragazzi. Chi? Perché ormai vai, cioè il messaggio è arrivato, quello del metodo. Ditemi una cosa a caso. Il mio amico stava per comprarsi la macchina proprio in quei giorni lì. Fa, ascolta, fai un altro concessionario. Dico, beh, facciamolo. Ho preso un grosso autoconcessionario che ha più sedi in giro per il Veneto. E guardo, vedo, è tipo eBay, tutti i cosi, le macchine in vendita con i prezzi, un'idea, roba del genere, sia macchine usate che nuove. Dico, beh, ottimo, cosa facciamo? A me interessa quella macchina lì, io non so come fare, dico, una volta, scrivo la mail, buongiorno, mi interessa questa macchina qui, solo chissà, sono le prime armi, ma è ancora disponibile? E ovviamente c'è la foto, c'è il link dove esattamente dove sta la pagina, cioè, è qui, ma se vengo lì, posso, cioè, siccome mi interessa la macchina e loro devono pensare a vendere le macchine, ma se vengo lì con un anticipo, me lo potete bloccare, cioè, devo mettere un po' in difficoltà, un po' di tensione, e questi in, credo un quarto d'ora,
Non mi ricordo credo, la differenza dell'invio del vlog. Sì, anche qua delle macchine è andata molto molto bene. Non l'ho provato sugli altri, che ormai mi ero stufato, stare là a cercare roba del genere. Perché ormai il target è del 100% sulle mail inviate, quindi che cazzo lo facciamo fare? No? No, 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 il link l'abbiamo noi volutamente nascosto a voi perché c'erano informazioni sopra che era meglio non sapere. Che nel caso in cui ci fosse una brutta persona qua in mezzo potrebbe romperci le balle pesantemente. Perché non è proprio legale fare questa tipologia di attività. Giornali. Anche qui... Visto che ultimamente si stanno vedendo molto i video di persone che riprendono una rissa piuttosto che un bengalese che fa un danno o un qualcuno che cerca di fare problemi in giro per le città, abbiamo detto perché non inviamo una mail dicendo cacchio, abbiamo visto una rissa tra tunisini e bengalesi o bengalesi e tunisini in zona Mestre, mandati a X giornali o un giornale, quello che è. Ho ripreso tutta la scena e ve l'ho caricato online, proprio come se fossi un utente che ho il video e voglio diventare famoso, voglio che mio nome sia scritto da qualche parte, lo invio a te giornale, quindi te giornale ti fidi perché credi che questo video sia reale, quindi il link che vedi tu lo clicchi perché vuoi vedere. Attenzione, sul sito del giornale c'è, hai un video o qualcosa da segnalarci come giusto, utente dalle strade? Giusto. Dico sì, qualcosa da segnalarvi. E anche qua abbiamo naturalmente il link, come vi ripeto, che non abbiamo fatto nessun genere di attività illegale, semplicemente mandato un link con nome del server /0/1/2/3 e sapevamo che quella mail era inviata al link 1, 2, 3 e sapevamo quando era stato poi risposto, quando qualcuno aveva cliccato sul link. Trasporti. E anche questa è un'email fantastica. Qua si parla di trasporti, non c'è la locazione, ma diciamo trasporti su un vaporetto. Non si sa dove, da qualche parte del mondo. Può essere a Olbia. E volevamo anche qua, naturalmente, ricevere informazioni di base per poter capire se era possibile ricevere i dati necessari per poter iniziare un'attività di penetration testing piuttosto che social engineering. Questa fantastica mail che naturalmente ha scritto Berito, perché Berito a scrivere mail è una meraviglia. Ieri il giorno eravamo a bordo del vaporetto, il vostro marinaio ha pensato bene di molestare mia sorella sia verbalmente che toccandole il culo. Cosa cattivissima, però c'è un grezzo veneziano. Però se tu mandi questa informazione alla società che dirige la gestione dei vaporetti e dici ho fatto il video, oggi il mio ragazzo l'ha messo su YouTube, e gli mandi questo link all'otto del mattino, hanno cliccato in 16 tipo. Perché sono, prima di aprire il link se lo sono passati tra i colleghi. Perché volevano vedere il culo palpato. E anche qua il risultato è stato di più del 100%, perché è stato 16 su 1. Un'email inviata a 16 click. Se poi volete, dopo le 2 di notte consegneremo i log. Bel video se voi lo facciamo. Io ti tocco il culo e poi. Vai. Niente. Questa è ripetuta. Questa è l'ultima che abbiamo fatto. E ho voluto rimandarla a un'altra società, sempre molto simile, nella zona di Olbia. Di Olbia. E copiata e incollata. Ho solo chiamato il link. E anche lì, quasi subito. E. Funziona? Basta. E basta. Domande? Dietro il link c'è un Nginx con www.cazzimazzi.it/1, 2, 3, 4, 5 e una pagina vuota. Cioè qui quindi ti risponde un 404 ma modificato.
Sì, beh, no, no, lui, noi l'analisi l'abbiamo fatta. Non vuole mangiarsi un microfono. Nero. Non è un cilum. Noi l'analisi l'abbiamo fatta. Inviamo le mail a questa azienda con il link /1. Noi nel log abbiamo verificato se /1 ha cliccato. Cioè, se quindi nel log era presente www./1 e c'era un 404, perché in quel caso gli mandava una pagina di errore, dice contattare il webmaster o cosa che avevamo scritto, non mi ricordo. Credo, non so. Controlliamo dopo. Vi farò vedere il web server, sì, dopo. E come vi ripeto, tutti hanno cliccato. E la cosa più importante da capire è che se si vogliono fare attività di social engineering, è fondamentale analizzare prima la tipologia di la tipologia del bersaglio. Quindi se è un'azienda, analizzare che cosa fa quell'azienda, i dipendenti di quell'azienda. Se è un privato, analizzare quali sono le sue passioni, perché abbiamo fatto un'altra attività che vabbè non abbiamo ancora pubblicato, che punta alle singole persone. Le singole persone pubblicano curriculum online, hanno l'account di LinkedIn e danno svariate informazioni, tra le quali c'è hobby, andare a cavallo. Un'informazione fondamentale per poter interagire direttamente con quella persona, dandogli fiducia e trust, e quindi diventare trusted a tua volta. Quindi mandi una mail con scritto: ciao cacchio, io vado a cavallo e mi sto trasferendo. Ciao cacchio, ho visto che tu vai a cavallo in quel posto lì, sono amico di Gino che lui è bravo a scrivere, io sono polacco quindi scusatemi, e mi metto di contattarti per X cose. Altre domande? A parte le scimmie e altre persone? Beh, visto che fai lo stronzo tu, faccio lo stronzo anch'io. Dov'è il gruppo di controllo? Scusami? Il gruppo di controllo, cioè tu hai detto che bisogna imperativo fare le mail apposta per singolo utente. Esatto. Dov'è il mio gruppo di controllo di quelli a cui hai mandato una mail che non c'entrava nulla, a vedere se ci hanno cliccato o meno? Non c'è un gruppo di controllo, perché il nostro scopo era inviare una mail a un'azienda. Questa azienda cliccherà mai su questa email? Però sarebbe interessante anche sapere se avrebbero cliccato anche su un link a cazzo, su una mail non fatta bene. Va bene, ci può stare, non abbiamo fatto nessun genere di controllo. Il controllo è stato fatto guardando i log sul web server nel quale era ospitato il link. Quindi noi avevamo la certezza che è stato cliccato dall'azienda questo link. Non sappiamo se avessimo mandato una mail con ciao cacca e una foto. Poteva anche darsi che avrebbero cliccato lo stesso, ma non ne abbiamo la certezza. Ma sarebbe interessante saperlo, nel senso, vale la pena fare la fatica di creare una mail ad hoc quando magari cliccherebbero veramente su ciao cacca? Secondo me, dall'esperienza personale, quindi professionale in questo caso, ti dico, nel momento in cui tu utilizzi i testi come dicevo prima, standard e tradotti con Google Translate e buttati su. Sto parlando di questo, sto parlando di testi scritti decentemente, non ciao sono principe di sto cazzo, cioè anche una cosa semplicemente come ciao i documenti che aspettavi, saluti, sono cioè, cose del genere non cliccano in genere, che per esperienza tua dico. Per esperienza personale no, perché se tu non dai all'inizio una fiducia, il trust che dicevo prima, con l'utente finale col quale stai andando a interagire, l'utente finale di basso, medio livello, basso, medio, alto livello che sia, non ti dà la fiducia di andare ad aprire un documento. Perché? Perché adesso siamo in un'epoca, per fortuna, che la gente comincia a informarsi. C'è quello che dice: cavoli, mi è arrivato il CryptoLocker a casa, mi ha criptato tutto, non mi funziona più niente. Non aprire la mail. E anche le persone più nubi sanno queste informazioni, e quindi prima di dare fiducia e quindi essere trusted con l'utente finale, devi dare
un motivo per il quale l'utente si fidi di te. Quindi all'atto pratico questo test c'è stato prima? Sì, è un test fatto dall'esperienza in ambito di pentesting mio personale, quindi non posso rispondere in maniera completa al 100% perché non ho fatto un test reale su mando una mail così a quell'azienda e alla stessa azienda la mando mirata. Anche perché nel momento in cui avevamo anche parlato di questa cosa, ma se noi mandavamo un'email fuffa con un link, un'email reale con un link, potevamo non dare più fiducia all'utente di cliccare su quel reale, su quella che per noi interessava come target, e quella fuffa. E allora abbiamo optato per questa... One mail, one shot, one kill. Esatto. E, come avete verificato se l'IP... Non sento. Come avete verificato se l'IP che partiva, da cui partiva la chiamata, era veramente dell'azienda o era un IP privato? Quiz spazio IP. E... Tra i desk c'era il nome della... La classe, il nome dell'azienda. Quindi non tramite la S number, ma tramite solo il Whois. Solo tramite il Whois dell'IP. Anche l'unica cosa, no, per essere proprio precisi al 100%, due delle mail inviate precisamente a quelli degli hotel erano una Lice DSL e una Tiscali, se non ricordo male, perché come ho detto prima, un hotel non si può permettere di acquistarsi una classe di 16, 8, 4 X indirizzi IP e utilizzano per la gestione dell'hotel la connessione che viene fornita dai provider di zona. Giusto per ripetere il concetto di prima, i link che avete mandato avevano un href specifico su un IP diretto su un dominio? No, abbiamo creato un DIN DNS. Ah, ok. Abbiamo creato statistics. Zitto. Sì, vabbè, non ve lo diciamo, ma una roba simile. Chiaro, sì. Con slash 1, slash 2, slash 3. Uguale per tutti e tutti. Uguale per tutti. Sì, il dominio poi slash quello che è. Slash cambiato, ovviamente. Da che indirizzo mail provenivano? Indirizzo mittente. Da dov'è che lo mandavamo? Beh, nelle slide non ci sono, poi si capisce. Non possiamo dirlo per vari motivi. Quindi un indirizzo mittente che era credibile per l'utente finale. Sì. Cioè, partiva da un Gmail. Partiva da un Gmail. Fondamentalmente avete mandato a un un'azienda di trasporti una segnalazione perfettamente credibile. Sì, sì, perché partiva da pippo.cazzi@gmail.com. E una segnalazione che poteva essere incredibile, come quella del supermercato. Io sono Tizio Caio e mi sono trovato sta cacchia di mozzarella blu. Perfetto. E come avete bypassato i controlli sulla posta elettronica da parte del non servono controlli il destinatario, cioè il sistema di posta, ad esempio, se usate Gmail, l'IP è spufato, i controlli falliscono e l'email viene classificata come spam. Come avete fatto a bypassarli? No, non è stato fatto nessun genere di controllo, anche perché noi mandavamo un link a un IP che era una macchina virtuale appena creata su Amazon AWS. Però partivano da quella macchina. No, le mail. Le mail partivano da Gmail, dal client web di Gmail. Ah, ok. Tutte le mail sono partite dal client web di Gmail. Diciamo Gmail. Gmail. Ah, ok, Gmail. O Nigga Mail. Ma come avete fatto a capire? Cioè, si sente? Non sì. Riesco a sentire, ok. Avvicino ancora di più. Come avete fatto a capire se chi aveva visitato l'URL era l'utente a cui era arrivata la mail oppure era un sistema anti-spam che andava a controllare se sull'URL nelle mail non era presente un virus? Domanda intelligentissima, bravo. Siamo andati a vedere l'agent, perché l'agent è, almeno che l'agent dell'antispam è talmente intelligente che mi dà X informazioni relative al sistema operativo, abbiamo verificato l'agent di ogni singolo click sul link, quindi sapevamo che era una macchina OS X con Safari piuttosto che una macchina Windows con Chrome. A posto? Grazie a tutti.
Adesso vado a prendere una birretta. Uno vuole la mozzarella e l'altro il guardavideo col culo. Chi vince?